Se sta cosa va bene a favore di DJI, tu che farai? Io. DJI, che io. Farai? Io. DJI, che io. Farai? Non lo so, che farò? Spruzzerò? Non spruzzerò. Non lo so. Ho speso troppi soldi questo su WorkSnake. No, sicuramente è un buon confronto, vedremo un attimo. Dai. Se mi metto in vendita i WorkSnake. Oh, andate al bagno adesso perché dopo, ragazzi, no, tutti no, incollati basta, allo basta, schermo. Basta, non si va al bagno. Leva il tasto pausa sul video. Sì, non posso mettere in pausa. No, via, non c'è sta, toglietelo. Questo video me l'avete chiesto veramente in tantissimi, ragazzi, quindi iniziate a prendere le posizioni, tutti sul divano, popcorn, patatine, birra, Coca-Cola, perché oggi faremo il test di penetrazione del segnale video tra il nuovissimo digitale con la O3 e i DJI Goggles 2 e WorkSnake. La versione WorkSnake attualmente, oggi che stiamo registrando il video, è la 29.xx. Ma è l'ultima? L'ultima ufficiale. C'è un'altra versione che è la 31, che è ancora in beta, che va leggermente meglio da quello che ho visto e quello che ho sentito. Però, essendo beta, noi i test li facciamo sulla roba ufficiale, perché farli sulle giusto. Beta non c'ha senso. Giusto. Com'è il setting per avere la migliore penetrazione? Deve avere delle antenne di Dio. E lui ce l'ha? Gli ha dato proprio Dio, invece i comandamenti, queste sono le 12. No, c'è antenne. L'undicesimo comandamento che è questo, antenne di Dio. Okay. Comunque il setting che funziona meglio su WorkSnake è 720, 50 megabit e i bitrate full, diciamo, FPS. Quindi so i 100 FPS. Cioè, 100, quindi 600 perché è il limite dell'OLED. Ecco, lì ce l'ho in mano, gli occhiali della WorkSnake. Questa è la versione Fat Shark che viene venduta senza antenne. Quindi qui abbiamo due delle antenne top che potete trovare sul mercato, che sono le TrueRC X2. Bomba, patch bomba proprio. Si lurano tutto, entrano pure nel Monte Sinai queste, quindi vanno proprio ovunque. Paragoneremo questo setup che sta proprio al top, ok, con il default sui DJI Goggles 2, che come sapete, insomma, attualmente hanno le due patch integrate interne e due antenne che sono quelle che si aprono e si chiudono sopra. Sì, sono quelle... dipolo, sono dipolo, quindi sono delle antenne omnidirezionali. Questa è un omnidirezionale vera e propria, quella è una dipolo, quindi che succede? La dipolo c'ha un buco nella ricezione che è sopra e sotto. E mi sono scordato di dire che lui monta pure qua sopra le TrueRC omnidirezionali. Sì, sì, sì. Che quindi, voglio dire, insomma, qui c'è proprio il top del top. No, qui è il top, più di questo top no, del top. Non... Teniamone conto in questo, diciamo, in tanti paragone. Probabilmente scriveranno, ma Ucci ha le TrueRC messe in orizzontale. Sì, l'hanno scritto già in altri video. Ma perché le mette così? Io ho fatto dei test. Guardando, diciamo, il lobo di propagazione si perde leggermente in più in... larghezza rispetto che in altezza. Al bando potrebbe anche essere leggermente più comodo, perché quando io volo sempre di fronte a me, quindi è difficile, vado tanto destra e tanto sinistra, però mi capita in dei bandi che salgo tre piani, avendoci più ricezione sopra o sotto, perché può essere pure che scendo sotto, io mi trovo meglio. Quindi in long range probabilmente messe dritte è meglio, perché sai, chiaro. Può essere che te sposti un po', no? Destra, sinistra. Entrambi i sistemi sono impostati nella situazione di penetrazione e latency migliore. Poi vediamo come va. I droni, vediamo quale usare. E probabilmente utilizzerò questo che ha le doppie TrueRC qua dietro. Con il WorkSnake abbiamo questo qui che ha sempre le TrueRC. Lo proveremo a metterci entrambi nella stessa posizione, puntiamo con, diciamo, le patch proprio al centro del giro che vogliamo fare. Non sono proprio perfettamente uguali, possiamo dire che tu lo provi stock come puoi, sì, volare infatti, al massimo oggi. Esatto. Perché tu non li puoi cambiare, non li posso cambiare. Con questi ci puoi mettere antennette pari, quindi esatto. Potresti avere un è chiaro. Qualcosa in più, e quindi è giusto, insomma, il tipo di test. Dai, vado, vai. Allora, scendo giù la discesa. Sto a... allora, fammi analizzare i dati. 20 millisecondi. 20 millisecondi, 20 megabit è sceso adesso. Lì c'è il punto quello critico. Allora, sto dentro al capannone. Dove stava il tunnel, da? Non mi ricordo. Eccolo. Sto critico, dentro al tunnel. Dentro al tunnel sono passato sempre 20 millisecondi, però 20 megabit. Secondo capannone, entro dentro. Centrale.
entro dentro, 21 millisecondi, 40 megabit, 20 megabit, sempre 21 millisecondi. Canale 1, sto... Fino a dove sei arrivato? Alla fine del capannone. Alla fine del capannone. Aspetta. Ancora posso andare leggermente. Sto a 20 millisecondi, però a 1 megabit. Ma dove sei arrivato? Sto davanti le porticine dove facevamo il matti, Flip. Sì, okay. Ok? Ritorno indietro, vedo malissimo, ma a 1 megabit, sempre 20 millisecondi. Qual è stato il punto più critico di questo giro che hai fatto? Questo qua delle porte. Okay. Questo delle porte. Allora, provo il terzo, ci sto. Vai, terzo dai. Capannone. Terzo ci ho messo un pilastrino, grazie alla forza di Hulk. Lo trovi al centro del piazzalito. Cerca di arrivare là. Allora, 20 millisecondi. Lo vedi il pilastrino? Un megabit. Che è il pilastrino? Ah, sì. Gira il pilastrino. Sì, sì, ci sto. Sto intorno al pilastrino. E poi ritorna, vedi com'è andato. Okay. Che dopo è brutto. Molti dicono che i millisecondi dei Walk Snail non sono veritieri, quelli che segna là. Tu che ne pensi? Che sono veri e che il drone rimane attaccato alla radio. Fanboy. Perché ho fatto questo commento? Così almeno lo insultate qui sotto, ragazzi. Insultatelo tranquillamente. Io non vedo a scatti, ma vedo malissimo. È come il bianco e nero. Bravo, è come bravo. Il bianco e nero dell'analogico. Testerò il sistema digitale con questo, ragazzi, perché questo c'ha l'RS, praticamente il tracer mi va in fail safe. Quindi il video va più dell'RC Link radio. E qui praticamente la situazione è simile, perché abbiamo un'antenna della Gaddix e una della TrueRC, ma abbiamo valutato Gucci che diciamo stiamo là. Cioè, le antenne sono quelle. Allora, posso scendere dalla discesa? Sì. Ok? Sì. Entro, io la latency ce l'ho, quindi non ve la posso vedere con gli Mbps se riesco a vederli. Entro nel capannone, qui sappiamo dove devo entrare. Ah, dritto così. Vai la porta, poi ti disposta. Arriva a 13 Mbps, eccolo lì il buco. È critico nel buco, vero? Nì, il buco era fattibile, a me me lampeggiava solo rosso. No, tutto a posto, il buco è andato tutto tranquillo. Mo vado al centro. Devo andare al centro. Vai dritto al secondo. Ecco, bravo. Vai giù e arriva. Io sono arrivato alla porticina. La porticina, sì. 47 Mbps, 50, 36. Ecco, sta scende. Più o meno. Io rallento qui, vado piano. Tu sei andato piano. Io sono andato piano. Se lo perdo. Fino alla porta o dopo la porta? Davanti alla porta. Davanti alla porta sto a 10, 9, 11. 15, io posso superarla la porta, Andrea. Vai, testalo. Vado oltre la porta, faccio il giro oltre la porta, riesco a far il giro oltre la porta, scatticchia leggermente, ma lo faccio. Ok. Vado un po' più giù ancora, vado a mezzo del capannone, qui è impossibile, raga. No, l'ho fatto. Un po' adesso di fastidio ce l'ho avuto, provo alla fine del capannone. Alla fine del capannone secondo me non ci arrivo. Provo tipo qui non ci arrivo secondo me. 5 megabit, 8, 9, no, l'ho fatto, riprovo fino alla fine. Te dovresti provare a girare, perché è brutto quando giri, Vado fino alla fine, no, sto a girare. Ah, ok. Sono arrivato fino alla fine del capannone, okay, e ci vedo. Ok. No, fermi ragazzi, mo esco dal capannone. Allora, dai, me la cerco. Cerca. Dal capannone, rientro nell'altro, basta, sono riuscito da qua. Ho fatto tutto il giro del bando. Ecco, riesco da qua. Fate il terzo capannone? Ah, è vero, famo il terzo, sì, bravo. Me l'avevo scordato. Allora, il terzo. Vado qua. Arrivo. Dove sei arrivato? Al pilastrino, no? Al pilastrino, ho fatto il giro intorno al pilastrino. 26 megabit. Cacchio, il pilastrino è lontano. 20, 18, 13, 11, 8 megabit per secondo. Vai. Ho girato intorno, sì. Ok. Dai, riprovo a fare... No, lì non ce posso arrivare. Sono arrivato proprio alla fine. E ci piloto. Faccio il giro del bando. Dai, ce la provo. Dai, provaci. Non ce posso riuscire. Qui sicuramente non ci vedrò niente. So far giro del bando. Vai. Ho fatto il giro del bando. Con Link Quality dell'RS che me lampeggia. Giro del bando, ragazzi! Giro del bando! Aspetta. Giro del bando è così. Giro del bando! Ma che veramente, oh! Basta, questo così va disarmato.
Scusa. Aspetta. È brutto, eh. Aspetta. È brutto, eh. Aspetta, eh. Aspetta, eh. E lì che c'ho? Le antenne. Le antenne. Le antenne di Dio. È vero. Questo è tutto stock, eh. Io vado via, ragazzi. Basta. Vado via, stacco proprio così. Via. Posso. Ciao. Non ci credo. Non ci credo, lo rifà. Perché tu sei andato molto a sinistra e potrebbe essere un difetto di questa situazione qua. Oh, mo sta a puntare dritto lì, eh. Secondo me ce la fa, perché sta a puntare proprio. Si è emozionato. Si è preso il tronco in faccia. Allora. Sto. Ma da dove sei uscito tu? Io ho fatto il secondo capannone. Fai il secondo capannone fino alla fine. Prova a fare il secondo capannone fino alla fine. E sto uscito dal portone. Dal portone? Ah, e faccio il giro. Sì. Ce la fai? Sì. E questo è perché io l'ho messe orizzontali. Mo prova a andare il capannone centrale. No, l'ultimo. Fai il giro del bando. Giro del bando. Dove sei uscito, però? Da qua. Bravo, superi il pilastrino e fai il giro dal cancello. Capito? Dalla strada. Ah, proprio così. Easy. Vai. Allora, un megabit. Lo sto a perdere. No, aspetta, riscendo. Ma scusa, tu hai fatto proprio la strada? Dalla stradina, sì, quella che passi. Fai come se fai il giro dei casali. E sai che ho fatto? Ho fatto un test. E sai che ho fatto? Ho sentito la latenza. Ho sentito la latenza sul video. Però lui mi scriveva 50 millisecondi. Lo vedi? È vero, regà. Okay, è vero. Okay. Sto andando dritto, eh. Sì, devi fare tutto il giro dei due casoni da fuori, capito? Devi fare tutto il giro. Scatta. Ce la fai, però. Scatta, però ce la faccio. Cioè, te dovresti vedere il DVR come ho fatto. L'ho fatto... L'ho fatto a chi chiusi. No, l'ho fatto, però vedevo laggate serie. Pesante. Cioè, tu hai pilotato, però. Io ho pilotato. Io, mettendole così, più comodo, sopra sotto, perdo destra e sinistra, quindi io per arrivare lì mi sono dovuto girare. Però voglio vedere lui adesso come vedeva lì. Da una scala 1 a 10, il mio era 3 di voto, lì, nella peggiore del segnale. Questo è 5. Quindi è meglio. È leggermente meglio, sì. Col default, eh? Sì, col default. È tanta roba, sì. Col default è tanta roba. Andiamo. Ciao, raga. Io devo... No, andiamo, lo porto in chiesa. Lo porto in chiesa. Sì. Andiamo a riflettere nel confessionale. Ho visto la Madonna. E mo? E trovate il link dell'annuncio su Subito e sui mercatini di Facebook dei miei visori qualche tempo. La conclusione è questa, ragazzi. Se devo dire la mia, che devo dire la mia? Cioè, in qualità. L'unica. No, aspetta. Ma che devi dire? Forse posso dire una cosa a favore dei Work Snail. Forse l'unica cosa dove veramente adesso sta leggermente avanti è la gestione della latency quando volate nella zona comfort. Nella zona comfort il latency è migliore. Questo è l'unico punto a favore. Il resto, ragazzi, è là. Il resto sta là. Là si chiama ultima generazione DJI Goggles 2. DJI, però mi dovresti dare un po' dei soldi per questa pubblicità, eh? DJI, se dai soldi a lui e gli mandi un altro visore per altri test, semmai questo me lo prendo io. Ciao. E basta. No, aspetta. È brutto. Aspetta.